Avete visto? Nelle ultime ore di lezione che ha fatto l'ingegner Di Corato, almeno ho parlato con lui, ovviamente, tecnica di costruzione dei diagrammi di Bode per un sistema tempo continuo e qualche esercizio di costruzione di questi diagrammi. Sono i cosiddetti diagrammi della risposta armonica o, perfettamente equivalente, della risposta in frequenza, aggiungo almeno per sistemi asintoticamente stabili. Poi su questo ci ritorneremo. Tuttavia, in questo momento abbiamo lasciato da parte i sistemi discreti. E allora oggi vediamo la stessa cosa, risposta armonica per un sistema discreto. Sistema discreto che ovviamente è descritto da x di k più 1 uguale ad a per x di k più b per u di k accompagnato dall'equazione di uscita, l'equazione y all'istante k, relazione puramente algebrica tra la x di k, quindi c per x di k, più eventualmente lo scalare di per u di k. Abbiamo già visto che questo semplicemente lo ricordo, va bene, che la definizione di funzione di trasferimento come g di z uguale per definizione alla z trasformata della risposta impulsiva g di k dà luogo per un sistema di questo tipo a una g di z uguale a c zi meno a inverso per b più eventualmente d. E quindi l'espressione della funzione di trasferimento per un sistema discreto è identica, cambiando z con s, va bene, all'espressione della funzione di trasferimento di un sistema tempo continuo, ma questo lo avevamo già visto. E ora, se vi ricordate la trafila con cui siamo arrivati alla risposta armonica per un sistema continuo, la rifacciamo pari pari per un sistema discreto. Se vi ricordate, la prima considerazione che abbiamo fatto era la seguente: dato un sistema che ora sarà discreto, ma ricordiamoci quel che abbiamo detto per un sistema a tempo continuo, esistono delle funzioni U. E quando abbiamo parlato di sistemi a tempo continuo ci avevamo messo U di T, qui ci metteremo ovviamente U di K. Esistono delle funzioni U di K tali che, a partire da opportuno stato iniziale x con 0, eventualmente da calcolarsi, danno luogo ad una uscita y di k uguale ancora alla medesima u di k moltiplicato eventualmente un scalare, chiamiamolo pure k grande, va bene in questo caso. Se vi ricordate, per i sistemi di tempo continui, dopo tutta una serie di conti, abbiamo detto che funzioni di questo tipo esistono ed erano le funzioni esponenziali e alla s cappuccio t, purché s cappuccio fosse diverso dagli autovalori della matrice A.
E qui esisteranno delle funzioni U di K tali che godono delle medesime proprietà. Facciamo prima un'osservazione di quelle terra-terra, va bene, che non è una dimostrazione, la dimostrazione avverrà tra poco. Per i sistemi discreti, l'analoga, la funzione o la suggestione meglio, analoga di una funzione esponenziale per i sistemi lineari, stazionari, tempo continui, qual è? Una successione geometrica. Va bene, quindi proviamo a mettere in ingresso una U di K uguale, chiamiamola così, Z cappuccio elevato a K. Purché zeta cappuccio sia, e ora vedremo perché, ma diverso dagli autovalori della matrice A. Prego di notare che stiamo facendo pari pari tutto lo stesso discorso. Cambia soltanto la funzione, invece che alla S cappuccio T è zeta, la successione zeta cappuccio alla K. E allora, se vi ricordate il procedimento, andiamo a vedere se esiste, quando l'ingresso è questo, una soluzione delle equazioni dinamiche x di k più 1 uguale, eccetera, eccetera, e così via, che sia del tipo x di k uguale ancora a zeta cappuccio alla k. E questo zeta cappuccio alla k è uno scalare, non è un vettore, ovviamente, moltiplicato un opportuno vettore x all'istante 0. Se non esiste, vuol dire che il discorso, se non esiste una funzione dello stato x di k di questo tipo, va bene, quando l'ingresso è U di K uguale a questo, vuol dire che ci stiamo divertendo un momentino e tra qualche minuto diciamo no, niente, non esiste, punto e stop, va bene. Ma è ovvio, va bene, che questo qui, va bene, sarà soluzione delle equazioni dinamiche del sistema x di K più 1 uguale. E vediamo, va bene, perché sono soluzioni. Basta mettere questa espressione nelle equazioni dinamiche, quando l'ingresso è questo qui, e vedere che soddisfa. Infatti facciamolo. X di k più 1, ma x di k più 1 è zeta cappuccio alla k più 1 per x di 0 ancora da determinare, lo determineremo tra poco. Deve essere uguale, affinché le equazioni dinamiche siano soddisfatte, ad a per x di k, ovvero sia a per questo, per x di k. Zeta cappuccio alla k è uno scalare, lo posso mettere dove voglio, va bene, nella successione dei prodotti che sto scrivendo, e quindi scrivo zeta cappuccio alla k a per x di 0. È ovvio, scusate, non voglio offendervi, invece che a moltiplicato x di 0 non posso invertire, va bene, il prodotto, questo vi chiedo scusa, vi chiedo. Io ho scritto a per x di k più b per u di k, ma per ipotesi abbiamo messo un ingresso del tipo zeta cappuccio u di k uguale a zeta cappuccio alla k. C'è in tutta questa uguaglianza, in ogni termine, c'è un zeta cappuccio alla k moltiplicare. Allora, non appena zeta cappuccio è diverso da 0, ma guardate che porre zeta cappuccio alla 0, che porre, scusate, zeta cappuccio uguale a 0, vuol dire porre un ingresso u di k tutto nullo. Zeta cappuccio alla k, quindi sempre nullo, quindi mettere un ingresso nullo, che mi darebbe luogo, la soluzione certamente esiste, a un x di k uguale a 0 per
qualunque sia, sempre zero, va bene, e quindi che soddisfa certamente all'equazione dinamica, ma questa è una, come dicono gli anglosassoni, trivial solution, va bene, la soluzione. Zero alla K, se metto Z cappuccio uguale a zero, è una soluzione banale, come diciamo, e quindi niente, supponiamo che Z cappuccio ovviamente sia diverso da zero, andiamo in cerca di successioni Z cappuccio alla K che non siano tutte nulle. Ma allora se Z cappuccio è diverso da zero, va bene, io posso semplificare in questa relazione z cappuccio alla k e quindi scriverò, questo diventa 1, questo diventa 1 dividendo per z cappuccio alla k, ottengo questa relazione z cappuccio per x di 0 uguale ad a per x di 0 più b, da cui fatemi saltare un passaggino, portando a per x di 0 dall'altra parte del segno di uguale, ottengo z cappuccio i meno a per x di 0 uguale a b, da cui x di 0, vettore che era incognito, da quale stato iniziale dovevo partire per ottenere il risultato che vogliamo, x di 0 uguale a z cappuccio i meno a inverso per b. Che attenzione, come da un punto di vista formale, andarsi a rivedere se non avete riguardato le lezioni, va bene, è la stessa espressione dell'x di 0 per un sistema a tempo continuo da cui dovevo partire come stato iniziale per ottenere, quando l'ingresso era un esponenziale e alla s cappuccio t, per ottenere una x di t uguale a e alla s cappuccio t per questo x di 0. Ma allora, e cerco di scrivere qui, se x di 0 è questa, soluzione delle equazioni dinamiche, queste qui, quando l'ingresso u di k è z cappuccio alla k, va bene, sarà x di k uguale a z cappuccio alla k, eccola qui, moltiplicato questo x di 0 che abbiamo calcolato, quindi per z cappuccio i meno a inverso per b. Ora non voglio cambiare pagina, quindi faccio un minimo di spazio, alla lavagna cancellerei il cancellino. Se questa è la x di k soluzione a partire da quell'opportuno x con 0 quando l'ingresso è z cappuccio alla k, vuol dire che l'uscita y di k è uguale a che cosa? A c per x di k, quindi c per questo. E lo scrivo c. Ah, scusate, in questa scrittura cosa, che errore ho commesso? Ci ho messo S, scusatemi. Va bene, proprio, credo se fosse decisamente comprensibile che non è un S, ma ovviamente correggiamolo subito. È ovviamente Z cappuccio I. Va bene. Allora, dicevo, la Y di K uguale a C per z cappuccio i meno a inverso per b per z cappuccio alla k. Teniamolo in caldo, questo z cappuccio alla k, perché devo scrivere anche più d per u di k. E quindi più d e u di k è z cappuccio alla k, che quindi posso raccogliere dai due addendi e scrivere, chiudo tra parentesi, per z cappuccio alla K. Ovviamente la roba tra parentesi è, ed ecco perché ho ricordato all'inizio la funzione di trasferimento di un sistema tempo discreto, va bene, la roba tra parentesi
parentesi graffa, questa non è altro che la funzione di trasferimento calcolata in z cappuccio, e quindi alla fine della fiera, va bene, ne risulta complessivamente che quando do in ingresso una successione, a un sistema discreto, una successione geometrica z cappuccio alla k, purché z cappuccio sia diverso dagli autovalori di A. E questo perché deve essere z cappuccio diverso dagli autovalori di A? Se no non esisterebbe questa matrice z cappuccio i meno A inversa. Ovviamente quindi tutto il discorso salta. Allora dicevo, quando do in ingresso al mio sistema, eccolo qui, una U di K che è z cappuccio alla K, esiste uno stato iniziale, quale? Questo. A partire dal quale non solo x di K è una successione geometrica z cappuccio alla K e così via, ma anche l'uscita y di K è un'uscita costituita da una successione geometrica di ugual ragione z cappuccio, ed è data da, riscriviamolo, g, funzione di trasferimento calcolata in z cappuccio per z cappuccio alla K. La conclusione è la seguente, quella la stessa che abbiamo ottenuto per i sistemi tempo continui: per un sistema tempo discreto, autofunzioni sono tutte le successioni geometriche, purché di ragione diversa dagli autovalori della matrice A, di ragione z cappuccio diversa dagli autovalori della matrice A, e l'uscita y di K, a partire da opportuno stato iniziale, quello z cappuccio i meno a inverso moltiplicato b, va bene. Dicevo, l'uscita è ancora z cappuccio alla k, quindi ancora una successione geometrica di ugual ragione moltiplicata per una costante che è uguale alla funzione di trasferimento calcolata in z cappuccio. Cambiamo pagina. Come per i sistemi tempo continui, questo ci serve per parlare di risposta armonica di un sistema discreto. Prendiamo un sistema discreto e diamo in ingresso la funzione seno di K omega grande. Un ingresso di questo. Ricordo ancora che questo io lo chiamo omega grande, sono radianti, è un angolo puro, ma se il segnale seno di K omega grande, che è una successione, al variare di K, K uguale a 0, 1, 2, 3, se questo segnale è ottenuto dal campionamento, di un segnale tempo continuo, in cui il tempo di campionamento è t grande, ovviamente questo omega grande sarà uguale ad omega piccino, che è la pulsazione del segnale continuo seno di omega t che sto campionando, moltiplicato t grande. Va bene. Allora posso fissare t grande, quindi viene varia omega al variare di omega piccino al variare di omega grande, oppure posso fissare omega piccino e omega grande varierebbe col tempo di campionamento. Comunque, diciamo, un segnale discreto di tipo sinusoidale lo posso sempre rappresentare in questa maniera. Domandiamoci, esiste una x di 0 a partire dalla quale il segnale di uscita, questo sia U di K, y di K sia uguale ad un A grande, una costante, moltiplicata ancora
seno di K omega grande più eventualmente uno sfasamento phi psi, chiamiamolo come si vuole. Sì, esiste, e facciamo il conto. Va bene. Siccome seno di K omega grande è uguale 1 su 2 iota per e alla iota K omega grande, che posso scrivere così, meno e alla meno iota K omega grande, che posso scrivere così. Allora, questo seno di K omega è una combinazione lineare di due esponenziali. Scusate, non di due esponenziali, di due successioni geometriche. Va bene. L'una di ragione e alla iota omega grande, l'altra di ragione e alla meno iota omega grande. Allora, esisterà un certo is con zero, scriviamolo. Uguale 1 su 2 iota, che moltiplica lo stato iniziale da cui dovrei partire per ottenere in uscita una successione geometrica di ragione e alla iota omega grande, che sarà Z cappuccio, ma Z cappuccio, la funzione di Z cappuccio è E alla iota omega grande per I meno A matrice dinamica, ovviamente, di questo sistema. Scusate, con A qui avevo indicato anche questa ampiezza, sono due cose completamente diverse. Questo è uno scalare, questa è una matrice, la matrice del sistema. Allora cambiamo questo A, chiamiamolo K, chiamiamolo B, va bene? Allora, meno A inversa per B piccino, fortunatamente lì ho messo un B grande e qui ho messo un B piccino, vettore d'ingresso del sistema, va bene? Meno, questo meno qui, E alla meno iota omega grande i meno A inversa per B. Allora, a partire da questo stato iniziale x con 0, va bene, che attenzione, non è uno stato complesso, è uno stato reale, perché questo numero e questo numero saranno due complessi coniugati. La differenza di due complessi coniugati è due volte la parte immaginaria, e quindi ci sarà un 2 iota che moltiplica un numero reale. Il 2 iota se ne andrà con questo qui e resta un x con 0 reale. Resta, va bene. Quindi a partire da questo x con 0 reale avremo una y di k uguale alla medesima combinazione lineare delle uscite corrispondenti ai due ingressi. Va bene? E quindi uguale ad 1 su 2 iota, che moltiplica la funzione di trasferimento calcolata in E alla iota omega nella ragione della successione geometrica. Va bene? Per E alla iota omega alla K, ma ora ritorno a moltiplicare K qui, e alla iota K omega, lei sì. Meno la funzione di trasferimento calcolata in E alla meno iota omega grande per E alla meno iota K omega. Attenzione che anche questo y di K è un reale, certamente, anzi,
se noi indichiamo, come abbiamo fatto per i sistemi tempo continui, G di E alla iota omega, come modulo di G, sempre calcolato in E alla iota omega, per E alla iota psi o fi, che dir si voglia, il simbolo di omega, funzione di omega grande, allora questa y di k diventa uguale ad 1 su 2 iota, che moltiplica, prima di aprire la parentesi graffa, diciamo che il modulo di G calcolato in E alla iota omega, questo, e il modulo di G calcolato in E alla meno iota omega sono gli stessi, perché i due sono due numeri complessi coniugati. E allora, se io sostituisco a questo e a questo queste espressioni, l'una con E alla più iota omega, l'altro con E alla meno iota omega, il modulo viene ad essere un fattore a comune della somma che posso portare fuori. Quindi scrivo G di E alla iota omega grande modulo, che moltiplica da questo primo addendo, cosa rimane? Rimane E alla iota K omega, che moltiplica, fatemi saltare un passaggio, ovviamente, E alla iota psi, dove psi è l'argomento di G di E alla iota omega, e quindi più psi meno, e qui cosa rimane? E alla meno iota k omega, per E alla iota argomento di questa roba qui, che è il medesimo argomento psi di prima, di questo, cambiato di segno, visto che sono complessi coniugati. E quindi E alla meno iota k omega più psi. Ovviamente, ora a questo punto cambio pagina. No, aspetto. E allora, per non cambiare pagina, cancelliamo un po' di roba. Da cui alla fine, quindi, otteniamo y di k uguale a questa roba qui. Scriviamo modulo di G calcolato in E alla iota omega grande, questo modulo, per 1 su 2 iota, che moltiplica questa parentesi graffa, ma 1 su 2 iota che moltiplica questa parentesi graffa non è altro che il seno di K omega grande più psi. E cos'era psi? L'argomento della funzione di trasferimento G calcolato in E alla iota omega. Quindi più, scrivo così, argomento di G in E alla iota omega grande, chiuso. Riquadrarla, perché questa ci dice che un sistema discreto sottoposto ad un ingresso costituito da una successione virgolette sinusoidale, quindi esprimibile come seno di k omega grande per un certo omega, va bene, ha uno stato iniziale is con zero opportuno, che abbiamo calcolato, a partire dal quale l'uscita è ancora un segnale sinusoidale di ampiezza pari al modulo di G calcolato in E alla iota omega, G funzione di trasferimento,
ancora per il seno di K omega più l'argomento di G in E alla iota omega, quindi un'uscita che è ancora una sinusoide di ampiezza pari all'ampiezza dell'ingresso moltiplicato il modulo della funzione di trasferimento calcolato in E alla iota omega, e sfasata l'uscita, va bene, di un angolo pari al, rispetto all'ingresso, di un angolo pari all'argomento della funzione di trasferimento sempre calcolata in G di E alla iota omega. Ora cambio pagina sicuramente. Ancora no? Aspettiamo. Posso? Il che significa che la funzione complessa di variabile reale G calcolata in E alla iota omega grande mi dà col suo modulo e con la sua fase la relazione, come l'abbiamo descritta qualche minuto fa, tra una sinusoide in ingresso e la sinusoide, virgolette di regime, va bene, in uscita. Va bene, bene. Scrivo qui accanto, va bene, G di iota omega piccino. E che cos'era G di iota omega piccino? Va bene, la risposta armonica di un sistema tempo continuo al variare di omega. Vi ricordate, anzi l'avete fatto, va bene, che G di iota omega piccino viene descritta da diagrammi di Bode, va bene, di ampiezza e fase, diagramma di ampiezza, modulo di G di iota omega sottinteso, in funzione di omega, in scale logaritmiche, va bene, sulla scissa c'è omega uguale a 1, 10 e così via. E attenzione, va bene, ora capirete perché ho voluto fare questo disegnino, anche se l'avete visto in queste ultime ore, la settimana ieri e la settimana scorsa. Questo omega è una pulsazione, ha delle dimensioni o no? È omega, omega piccino, seno di omega t, dove omega piccino è l'ingresso che ha delle dimensioni, sì, che dimensioni c'ha? Come? Radianti al secondo, questa è l'unità di misura. Le dimensioni sono 1 su tempo, c'è una piccola differenza, va bene, tra dimensioni e unità di misura, va bene, la lunghezza, tanto per dire, ma scusate, non voglio offendervi, ma la lunghezza è una dimensione, l'unità di misura, ad esempio noi, gli inglesi, nonostante tutte le leggi europee venute fuori in questi ultimi 20 anni, noi misuriamo unità di misura della lunghezza metri, gli inglesi unità di misura della lunghezza, non lo so, i piedi, le braccia, fatta la pesca, va bene. Che cos'è? Le yard, va bene, non me ne importa niente, non me ne importa, però la differenza c'ha. Ecco, omega ha le dimensioni dell'inverso di un tempo, va bene, poi l'unità di misura è radianti al secondo, ma posso prendere anche come unità di misura i cicli al secondo, va bene, o se volete radianti all'ora, va bene, o cicli all'ora. Va bene, o migliaia di cicli all'anno, va bene, cambiano le unità di misura, però le dimensioni sono sempre quelle dell'inverso di un tempo. Ma ci ho detto, scusate, e il modulo di G in cosa si misura? Come? In dB, decibel. Domanda, è una unità di misura? Sì. Di quale grandezza? Come?
Di quale grandezza? Se i dB sono una unità di misura, devono essere una unità di misura di una qualche grandezza. Quando dico volt, è una unità di misura di che cosa? Della tensione. Quando dico metro, è una unità di misura di che cosa? Della lunghezza. I dB sono un'unità di misura? Se la risposta è sì, mi dovete dire qual è la grandezza che viene misurata dai dB. E allora vuol dire che i dB non sono una unità di misura, non lo sono, ci mancherebbe altro. Attenzione, che dire 20 dB o dire cosa? Dire 20 dB o dire 100 è la stessa cosa. Allora, quando io dico l'uscita di un sistema è 100, dico qualcosa? No, assolutamente niente. Va bene. Attenzione che un sistema, ad esempio, prendiamo questo. Va bene, ma prendiamo un sistema con cui io ho ormai da lunghi anni, va bene, una certa dimestichezza, da decenni, va bene, una centrale elettrica, va bene, ma non la voglio descrivere assolutamente, ma la voglio descrivere come sistema con un ingresso e una uscita. Prendiamo una centrale elettrica termica, va bene, che brucia olio combustibile. L'ingresso, ad esempio, è la quantità oraria di olio combustibile, va bene, quindi sono chili all'ora. Siamo d'accordo? E l'uscita che cos'è? Non la corrente, ma la potenza generata. E quindi l'uscita sono watt o kilowatt e così via. Va bene? Allora, quando io descrivo, ad esempio, qui una funzione di trasferimento, scusate la digressione. Va bene, e dico che è GDS questa funzione di trasferimento. Qual è la forma migliore in cui io pongo, è giusto porre quella funzione di trasferimento? La cosiddetta forma di Bode. Perché? Perché GDS la scrivo così, come un guadagno di Bode che moltiplica. Scrivo un solo fattore al numeratore, 1 più S tau con zeta, che moltiplica puntolini, altri fattori. E un solo fattore al denominatore, il termine noto deve essere 1 per la forma di Bode, vi ricordate? 1 più S tau con P. Che dimensioni hanno questi fattori? Sono numeri puri, perché sono un 1 più. Le dimensioni di S quali sono? È una frequenza complessa finché si vuole, quindi le dimensioni sono l'inverso di un tempo, che si moltiplica per un tau, che è un tempo, e quindi sono numeri puri. Allora, tutta questa parte qui, quando ho scritto una funzione di trasferimento in forma di Bode, va bene, è sempre un numero puro. Le dimensioni dove stanno? Quindi nel guadagno di Bode. Quando io dico c'ho un guadagno di Bode di 100, vuol dire che nel mio sistema ho già sistemato le unità di misura dell'uscita e dell'ingresso. E questo guadagno di Bode ha delle dimensioni. Ad esempio, in questa centrale, che dimensioni ha questo guadagno di Bode? Watt fratto chilogrammi ora. Va bene? E dire che è 100 significa che ho già sistemato le unità di misura delle grandezze di ingresso e di uscita. Se ovviamente non sarà 100, perché una centrale produce, diciamo, migliaia di megawatt, va bene, ma lasciamolo così. Se questo 100 fossero watt diviso chilogrammi di combustibile ora, e io cambio una delle unità di misura o dell'ingresso o dell'uscita, va bene, ad esempio cambio
Questo invece che watt, dico la misura in kilowatt, quel 100 cambia, quel guadagno di Bode non è più 100, ma sarà 100 diviso 1000, 0,1. Siamo d'accordo? Allora, il che significa poi alla fine, attenzione, che quando in un diagramma di Bode vado a sistemare sulle ascisse, non ho problemi. Omega è come dimensione l'inverso di un tempo, va bene, e come unità di misura, se uso il sistema internazionale, ma nulla mi vieta di cambiare unità di misura, omega si misura in radianti al secondo. Siamo d'accordo? Bene, ma quando io qui ci metto 20 dB, 40 dB e così via, dico che la G alla omega uguale a 1 è 40 dB. Non dico assolutamente niente se non ho, va bene, individuato sia le dimensioni sia le unità di misura del guadagno di Bode. E allora, quando ho un diagramma, ad esempio, che fa una cosa di questo tipo, va bene, quando qui dico che ho 10 dB, va bene, vorrà dire che ho un'uscita che è 20 volte l'ingresso. Ma cosa vuol dire 20 volte l'ingresso se l'ingresso sono chili su ora e l'uscita sono watt? Posso confrontare cavoli e cavalli? No, assolutamente no. E quindi quando qui ci sarà 20 dB, dico l'uscita è come numericamente 10 volte l'ingresso, però numericamente, il che significa che ho già sistemato le unità di misura dell'uscita e dell'ingresso. Siamo d'accordo? Poi la gente si riempie, scusate, va bene, ma perché, la gente si riempie la bocca dicendo quell'aeroporto fa un rumore di 120 dB. Mamma mia, che robaccio! E uno lo scrive sul giornale, va bene, tanto dice, non ci capisco niente io, va bene, questo è chiaro, ma tanto sono convinto che la gente che legge non ci capisce un accidenti neanche lei. E quindi si riempie la bocca con questo 120 dB. Ma quando si afferma che il rumore in un aeroporto è, o da qualche altra parte, l'aereo produce 120 dB, cosa si intende? Ma? Va bene. Vuol dire, quel 120 dB significa, se invece di scrivere 120 dB, 120 è 6 per 20, no? E uno scrivesse, il rumore è 10 alla sesta, peggio, non capisce un accidenti nessuno. Però è la stessa cosa. Dire, scrivere che il rumore è di 120 dB o che il rumore è 10 alla sesta è la stessa identica cosa. Ma 10 alla sesta cosa? Va bene. Se non ho individuato l'unità di misura, in questo caso del rumore, va bene, non ha nessun senso parlare di 120 dB, come non ha nessun senso parlare di 10 alla sesta. 10 alla sesta è l'unità di misura come ho convenzionalmente misurato il rumore, quindi devo aver fissato un rumore di misura unitaria. Allora ha senso parlare di 120 dB, quel rumore unitario, però il rumore ha unitario, quindi ha 0 dB. E ora, vabbè, facciamo qualche minuto di intervallo. Ho perso forse 5-10 minuti su questa storia qui, va bene? Ma guardate che sono 5-10 minuti abbastanza importanti, perché se no con questi dB non si riesce a capire, va bene, cosa vogliono dire. Facciamo qualche minuto di intervallo.